Oggi vi diamo alcuni consigli sul come godersi al meglio l'esperienza di gioco in Far Cry 6 con il Revolution X. Gli stessi consigli sono perfetti anche per la versione Unlimited per PS4. Come in tutti i capitoli di questa saga, spesso ci troviamo a dover affrontare situazioni complesse, dove la decisione sul come affrontarla può fare moltissima differenza. In primis consigliamo di disabilitare la vibrazione, in quanto in alcune situazioni le troppe esplosioni possono toglierci la concentrazione. I trigger meglio impostarli a 10-100, così da avere una sensibilità minima per far partire il colpo. Impostarlo a 0 potrebbe essere controproducente, in quanto se vogliamo agire in incognita, un colpo partito erroneamente può rovinarci la fase stealth. Se vogliamo giocare la stealth, bisogna avere un cecchino a portata di mano e un buon controllo della mira. La stessa mira però dobbiamo sfruttarla anche negli assalti più aggressivi. Proprio per questo ci siamo trovati molto bene inserendo un 46% 0.35 nei piccoli e un 87% 0.75 nei medi, in modo da potersi muovere velocemente tra un nemico e l'altro, piazzando headshot e creando scompiglio tra le forze di Castiglio.